Una giornata in montagna nel chill più totale. Mi trovo in Abruzzo, sulla Maiella, in una piccola frazione chiamata Rocca Caramanico. Abbiamo fatto colazione e poi dopo siamo stati in questa panchina un po' a parlare, insomma, come vi ho detto, nel chill. Poi abbiamo preso la macchina e ci siamo diritti nel comune, diciamo, di questa frazione, che si chiama Sant'Eufemia. Arrivati lì ci siamo fatti un bel giretto, poi abbiamo fatto dei panini, abbiamo comprato dei panini, abbiamo mangiato, io ho preso anche una Sprite e poi ci siamo goduti il panorama della montagna. Nel pomeriggio, maratona di Olimpiadi, abbiamo visto prima ginnastica ritmica e poi tuffi, poi siamo passati alla finale maschile per il bronzo di pallavolo che purtroppo abbiamo perso 3-0, è stata una delusione. Poi merenda con una crostatina, raga, buonissima, vista montagna ovviamente. Poi abbiamo ripreso con gli Olimpiadi con la finale Spagna-Francia di calcio per loro. Ora raga, camminiamo un po', arriviamo alla piazzetta principale di questa frazione, perché è una frazione, letteralmente. Sono 3 abitanti forse, ma l'estate si popola di turisti che vengono più che altro come albergo. Però wow, guardate le montagne come sono belle, è veramente bellissimo. Io non so se mi sono raffreddato o se ho qualche allergia, quindi scusate per la voce che forse sarà un po' raffreddata, però guardate che belle, tutte innevate. Nonostante sia una frazioncina, raga, qui c'è anche un museo, che è un museo etnografico, non so cosa sia, però questa è la strada principale e che porta proprio alla piazzetta. Allora, siamo arrivati nella piazzetta. In questa piazzetta c'era anche un bellissimo belvedere che dava appunto sulla Maiella e veramente mi sono incantato, era una cosa bellissima. Oggi abbiamo fatto colazione sotto la panchina e poi abbiamo preso la macchina e siamo andati a Caramanico Terme, che è sempre lì vicino, per andare a mangiare in un posto buonissimo chiamato La Locanda del Barone. No sponsor, però è buonissimo, quindi se ci andate andateci. E qui il panorama che dava era bellissimo. E poi dopo aver mangiato abbiamo preso di nuovo la macchina, stavolta siamo andati in direzione di un parco avventura, sempre a Caramanico Terme, molto divertente, si possono fare percorsi e c'è poi anche uno scivolo dove ci si può scivolare con i gommoni. Dopo vi farò vedere. Poi tra l'altro la cosa bella è che neanche YouTube prendeva, quindi ero isolato. E quindi, come vi dicevo, questo era lo scivolo con i gommoni, i percorsi li ho fatti, però non ho potuto fare i video, quindi mi dispiace, però sono stati molto belli, anche lo scivolo è stato molto divertente, però poi c'era tutta una salita che era un po' complicata da fare, era un po' stancante. Poi purtroppo abbiamo ripreso la macchina e siamo tornati, non siamo tornati a casa, ma siamo andati a Vasto a mangiare un ottimo brodetto di pesce. Lo so che agosto però è una cosa buonissima, era. Siamo andati a questo ristorante chiamato Lo Scudo, anche qui no spoiler, però dovete andarci. E poi alla fine siamo tornati a casa, mi sono addormentato e quindi non ho fatto le clip finali. Ma se vi piacciono questi video, lasciate like e ve ne porterò tanti altri.